Continuiamo con il piccolo approfondimento su Influx, usato come motore di persistenza di OpenHAB 3. Andiamo a vedere come personalizzare il nome delle tabelle di destinazione dei dati dei singoli item per poterli aggregare nella stessa tabella. Infatti, di default, OpenHAB scrive i dati di ogni item in tabelle differenti, chiamate con il nome dell'item stesso. Per chi ha tanti item, questo porta a un proliferarsi di tabelle, rendendo la gestione dell'intero DB un pochino disordinata. Utilizzando i metadata di OpenHAB, invece, è possibile decidere di scrivere i dati degli item in una ben precisa tabella che può quindi ricevere dati da item diversi. Ad esempio, se in casa avessimo 10 sensori di temperatura, ognuno gestito ovviamente da un item diverso, nella situazione di default avremo su Influx 10 tabelle. Utilizzando i metadati invece potremo creare una sola tabella e inserire i dati dei 10 sensori al suo interno, ovviamente caratterizzandoli da indici, chiamati tag, per poterne identificare la provenienza. Questo rende sicuramente più leggibile il database e soprattutto rende più facile il reperimento delle informazioni. Per prima cosa andiamo a crearci due item per fare i nostri test. Li vado a prendere dal mio OpenHAB 2 tramite il remoto OpenHAB Binding e vado a prendere due item relativi ai tempi di ping di due sonoff, ad esempio. Quindi prendiamo il 17 e il 18. Vediamo solo se funzionano, a 118 e 59. Ok, andiamo a vedere adesso su Influx perché dovrebbero essere state create le tabelle relative in automatico. Vediamo un po'. Ok, eccole lì. A questo punto andiamo a vedere se si stanno popolando, ognuno con i dati del proprio item. Ok, e vediamo anche se la 18 c'è. Ok, questa è la situazione di default, quindi ogni item crea una tabella e ci scrive dentro. Adesso andiamo a configurare gli item con i metadata. Quindi vado a cercarmi gli item che ho creato, quindi 17 e 18 che sono qua. Bisogna aggiungere il metadata, è un metadata non di quelli di default, bisogna inserire un custom namespace che si chiama InfluxDB. Nel value andiamo a scrivere il nome della temperatura, quindi possiamo chiamare, scusate, della temperatura, il nome della tabella. Quindi in questo caso possiamo chiamarla network. Salviamo. Andiamo a prendere anche l'altro item. Facciamo lo stesso giro. Andiamo a scrivere il nome della tabella, in questo caso la stessa tabella. Salviamo, torniamo indietro. Adesso aspettiamo che qualche dato arrivi nella tabella e poi andiamo a vedere sul database se è stata creata la nuova tabella. Ok, andiamo a vedere Show Measurements. Ecco, vedete che si è aggiunta la tabella network. Se io vado a vedere i dati delle altre tabelle, allora vedo che nella 18 ci sono tre dati, nella 17 ci sono tre dati e se vado a vedere la network inizio a vedere, come vedete, sono i dati successivi a quelli che sono stati scritti nelle tabelle prima dedicate, perché questo è 20, 22 e 53 che è successivo sia a questo che a questo. Vedete, viene scritto il valore, l'item di riferimento, scusate il valore, il timestamp, l'item di riferimento e il valore. In questo modo, con un'unica tabella, noi abbiamo i dati di tutti i ping, diciamo, dei dispositivi. Se
senza avere il proliferarsi di tabelle per ogni item. Adesso possiamo fare un ulteriore step, quindi andare ad aggiungere un parametro in più nel nostro metadata che mi permette di caratterizzare di più il record che viene scritto nella tabella. Quindi ad esempio prendiamo il 17. Facciamo finta che il 17, questo sonoff, è al primo piano. Quindi io ritorno sui metadata influx e nel blocco config mi genero un attributo che posso chiamare piano e come valore gli metto terra. Salvo. Scusate. Salvo e loghiamo, la bisogna di questa strana indentazione con gli spazi. Poi prendo il 18 vado sempre nei metadata influxdb e nel config gli metto piano primo. Praticamente sto creando un nuovo attributo che verrà scritto nella mia tabella e ogni item può avere un suo valore. Questo serve per indicizzare ulteriormente i dati, per permetterne una ricerca diversa dal nome dell'item stesso. Quindi la cosa dovrebbe già essere operativa, quindi torniamo sul nostro influx. Andiamo a cercare. Ecco, come vedete, nella nostra tabella network si è aggiunta una colonna chiamata piano e mi vengono scritti i valori che abbiamo messo nel file di configurazione. In questo modo noi possiamo fare anche delle ricerche utilizzando questo attributo. Vedete? Quindi se io ho tutti i ping dei dispositivi in una stessa tabella, posso utilizzare il nome dell'item per filtrarli, oppure posso raggrupparli per un altro attributo. A questo punto possiamo andare a vedere su Grafana come utilizzare questi dati, andandoli a leggere dalla stessa tabella. Mi creo una dashboard. Scegliamo la nostra misura. No, scusate, devo mettere il giusto data source. Network, vedete che me la ritrovo qua. Tolgo le aggregazioni. Mettiamo l'alst 30 minuti, così si vede, ma facciamo così, così lo vediamo meglio. Ovviamente in questo caso noi vediamo la sequenza di punti, ma non sappiamo a che item appartengono. Quindi dobbiamo praticamente andare a filtrare con la WHERE l'item che ci interessa o l'attributo che ci interessa. Quindi in questo caso vedete che ci propone le colonne che possiamo filtrare, possiamo mettere piano e qua ci fa scegliere i tag presenti in tabella, quindi possiamo mettere piano primo e vediamo solo i dati del sensore piano primo oppure piano terra. Oppure volendo possiamo filtrare per item. Vedete che ci fa vedere già gli item e così facilmente dalla stessa tabella abbiamo la possibilità di creare delle visualizzazioni molto, in maniera un pochino più semplice, puntando sempre alla stessa tabella.